Non è un periodo facile per il mondo della cultura, in particolar modo per istituzioni come la Sinfonica, che lavorano con molti elementi e quindi hanno bisogno di spazi adeguati. È un periodo particolare perché i teatri sono chiusi, i cinema sono chiusi, le sale prove sono difficili da trovare, in particolar modo nella città dell'Aquila. Però la cultura è un elemento fondamentale di questa città, è un elemento fondamentale della comunità, è un elemento identitario su cui ricostruire la nuova narrazione della città dell'Aquila che rinasce. L'istituzione sinfonica è a pieno titolo parte di questo grande processo. Io ringrazio il Conservatorio Casella dell'Aquila che ha dato la possibilità dell'utilizzo di spazi per consentire di fare prove, di registrare e di permettere all'istituzione sinfonica di portare la qualità artistica aquilana in giro per l'Abruzzo e in giro per l'Italia quando sarà di nuovo possibile. Faccio un grande in bocca al lupo all'istituzione sinfonica, esprimo la mia vicinanza, la mia solidarietà agli orchestrali, alle loro famiglie che stanno passando anche loro un periodo non facile, insieme a loro, a tutti coloro che lavorano intorno al mondo della cultura, dai service, ai tecnici audio, luce, ai facchini, a quelli che si occupano dei trasporti, a tutti coloro che fanno ricettività. È un momento difficile, ma credo che lo supereremo a breve e finalmente potremo tornare dentro i nostri luoghi di cultura ad ascoltare musica, a vedere film, ad assistere a rappresentazioni teatrali, al balletto, alla danza, alla lirica, riconquistando quella grandissima tradizione che fa dell'Italia una leader mondiale del settore. Siamo nella sala congressi del camping Salinello di Tortoreto, che ospita anche questa produzione, che è l'ultima del ciclo dei concerti di Isan Streaming. E sono qui con il maestro Alessio Allegrini, il nuovo direttore solista principale dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese. Quest'ultimo concerto è anche la conclusione di un importante progetto discografico, incominciato prima della pandemia e che si conclude appunto in questi giorni qui. Progetto che vede come protagonista la musica di Max Bruch. Nel 2020 è stato l'anniversario, nel centenario della morte di Bruch, un anniversario messo in ombra ovviamente da quello beethoveniano, perché erano i 250 anni di Beethoven, e quindi non so se qualcun altro ha pensato di celebrare anche Bruch. Noi l'abbiamo fatto con una produzione che vedrà l'uscita con la prestigiosa rivista Amadeus. La produzione oggi vede l'esecuzione della sinfonia numero 1, opera 28 di Max Bruch. E il disco invece si completa con la romanza in fa maggiore e il concerto per violino e viola, con in veste di solista Marco Rizzi, violinista Marco Rizzi, e Luca Ranieri, che è la prima viola solista dell'Orchestra Nazionale della RAI. Quindi, maestro Allegrini, è un progetto, ecco, importante. Su uno degli autori dell'Ottocento meno frequentati nel repertorio concertistico di oggi. Che cosa possiamo dire di questo progetto con la rivista Amadeus? Allora, intanto è interessante la connessione tra le due parti del CD, la prima che è stata eseguita prima del lockdown e del Covid in pubblico e questa seconda parte. Ci sono due energie differenti, si noteranno due modi di essere differenti, si noterà la differenza che si è creata dentro di noi rispetto al passato. È interessante vedere come stiamo reagendo. Non dico che la prima parte sia meno entusiasmante, perché era entusiasmante perché c'era il pubblico. Questa seconda parte invece è entusiasmante perché non ci vogliamo stare. Noi non vogliamo smettere di fare
quello che abbiamo sempre fatto e la circostanza di creare un ricordo attraverso il CD così importante, perché andrà appunto sulla rivista con solisti veramente che rappresentano l'Italia sotto il punto di vista degli archi, fantastici solisti. E poi si è creata una sinergia con l'orchestra alla ricerca di un qualcosa, questa sinfonia che appunto considero un romanticismo veramente particolare. Infatti è stata una grande sorpresa e sono sorpreso che da primo corno di orchestre, insomma nella mia storia di cornista, non abbia mai avuto l'opportunità di farla. È veramente per me sensazionale per due motivi. Uno, perché è un romanticismo non spinto dal punto di vista, almeno a mio modo di vedere, filosofico. È un romanticismo attuale nell'epoca, con non tutta l'enfasi, se vogliamo, per esempio, delle sinfonie di Brahms, ma con una forma assolutamente elegante e uno stile del romanticismo tedesco, con una punta solare, una potenziale possibilità di espansione di sentimenti positivi, no? Perché poi il romanticismo tedesco, diciamo che è imperniato di tantissimi ideali o richieste filosofiche da parte del mondo che rispecchia. Invece questa sinfonia è molto, devo dire, molto positiva. Ma sì, tra l'altro Bruck è stato sì, esponente di quel romanticismo, del tardo romanticismo tedesco, soprattutto si rifaceva a Mendelssohn, il suo punto di partenza era Mendelssohn. Bruck era amico di Brahms, è nato 5 anni dopo Brahms, quindi erano quasi coetanei. Sono stati amici, dedica questa sinfonia a Brahms, si notano anche influssi della musica di Brahms in quella di Bruck, ma la sinfonia di Bruck è del 1870, la prima sinfonia di Brahms è del 1876, quindi anni dopo. Lo stesso concerto per violino di Bruck, che è celebre, l'unico brano veramente rimasto nel repertorio oggi della grande produzione di Bruck, lo stesso concerto è dedicato allo stesso solista, Joachim, come quello del concerto di Brahms, ma anche qui quello di Bruck precede di almeno 10 anni quello di Brahms. Quindi è un autore che rimane fedele nella sua lunga vita, perché nasce nel 1838, muore nel 1920, quasi 90enne, e rimane fedele a questa sua linea. Vive praticamente il pieno 800, vive nel periodo in cui accadono più rivolgimenti artistici, rinnovamenti, va da Berlioz fino alla seconda scuola di Vienna, la vita di Bruck, fino a Schoenberg, a questi autori qui. E lui rimane fino agli inizi del Novecento, fino alla fine della sua vita, rimane fedele a quel suo stile. Quindi rimane in qualche modo un po' inattuale rispetto a quei tempi. Se pensiamo che la romanza per viola, che è compresa nel CD, del 1911, cioè l'anno del Pierrot Lunaire di Schoenberg, 2 anni dopo ci sarebbe stata la Sagra della Primavera, ma lui continua a scrivere in questo stile, no? E quindi forse è per questa sua inattualità che poi le musiche del repertorio, le sue musiche non sono poi così tanto rimaste come questa prima sinfonia, appunto, come dicevi, che non ha eseguito quasi nessuno da un punto di vista discografico. Sono pochissimi i lavori che sono stati dedicati a questa sinfonia. Una sinfonia divisa in 4 movimenti, secondo la ripartizione classico-romantica, dove però Bruck sposta il tempo, lo scherzo, lo mette in seconda posizione, quindi non tradizionalmente come terzo movimento, come secondo movimento, cosa che lui ogni tanto fa. Il primo e l'ultimo movimento sono due grandi affreschi sonori, imponenti, dove è evidente anche il suo grande talento di melodista, di Bruck, ma anche la grande capacità del controllo formale, come dicevi, anche dell'utilizzo dei timbri strumentali.
E lo scherzo, nello scherzo forse più che in altri momenti si vede questa sua ispirazione un po' a Mendelssohn, perché ricorda un pochino anche lo scherzo della notte di mezz'estate, così come il terzo movimento, forse lo scherzo e anche il terzo movimento sono le pagine più ispirate, i momenti più ispirati della sinfonia. Da un punto di vista della concertazione, volevo chiedere proprio anche questa, l'imponenza di questi temi, come sono trattati, come fa uso dei fiati, queste grandi masse sonore. Da un punto di vista della concertazione non è forse sempre semplice trovare quella trasparenza che valorizzi poi il suo tessuto musicale? Sì, però in questo senso noi abbiamo fatto un lavoro, appunto ritenendo anche Mendelssohn un punto di riferimento, abbiamo fatto un lavoro che secondo me è riuscitissimo, perché tutti quanti hanno compreso e hanno accettato questa linea, diciamo, di spostare ancora più indietro alcune linee e dandogli una linea appunto più classica, con l'evidenza delle note più importanti, l'alleggerimento di altre. E devo dire che in effetti lui non tratta i tromboni come Brahms, bensì tratta i tromboni come Mendelssohn. E quindi, pensando alla sonorità dei tromboni, per esempio, e dei corni dell'epoca di Mendelssohn, dando un fraseggio più asciutto, più classico, se vogliamo, siamo riusciti a creare quel rapporto tra archi e fiati, che ha dato modo a me personalmente di credere che la formazione della Sinfonica Abruzzese, che non è 14 primi, parliamoci chiari, e questa formazione secondo me ci ha portati ad essere veramente filologici, credo, rispetto a quello che lui voleva da questa sinfonia. Perché per esempio nel tema e quindi c'è il nostro fraseggio, diciamo, mendelsoniano, no? A differenza invece di un'idea imponente dei colori brahmsiani, non è così, cioè sono strumenti che sono stati utilizzati in modo molto tematico e non solo in un discorso, diciamo, armonico. Che poi, tra l'altro, è interessante vedere come si alternano questi momenti di queste grandi melodie che lui spesso faceva, che si alternano a momenti particolarmente ritmici, sia nell'ultimo movimento di questo allegro guerriero, come lo chiama, con anche la presenza di alcuni elementi quasi, quasi popolareschi. Certi momenti sembrano veramente trattati come una fanfara, soprattutto i fiati, però in un discorso sempre comunque elegante e raffinato del trattamento dell'orchestra di Bruch. Io sono una persona molto fantasiosa, poi abito a Roma, e quindi mi piace di pensare il romanticismo tedesco come la necessità del popolo tedesco di esprimere un qualcosa del livello del Rinascimento italiano. E il romanticismo tedesco molto spesso viene visto, credo, in modo sbagliato, perché a mio modo di vedere, io lo considero una ricerca di grecità, no? E quindi una ricerca di costruzione di qualcosa, di un popolo per essere determinato e concepito come un popolo che pone le sue origini nel mondo greco o greco-romano, che dir si voglia. Per cui questo finale guerriero, in sostanza, che credo sia stato un po' travisato nelle incisioni che ho sentito, nel finale guerriero c'è dentro questa ricerca. Perché guerriero in che senso? Guerriero nel senso di vittoria, perché è molto positivo, no? E mi ha fatto pensare a Giulio Cesare che torna dalle campagne in Spagna, mi ha fatto pensare alle parate degli imperatori romani che tornavano vincitori, no? Questa musica leggera, fin dei conti, racconta del fatto che la guerra è finita, racconta del fatto che si torna a casa, racconta del fatto che siamo salvi e che siamo vincitori, no? Quindi c'è questo, diciamo,
ricerca di una radice più profonda di quella appunto nazionale in realtà, no? Tedesca, c'è una ricerca continua, anche per esempio nell'espressione mendelsoniana dello scherzo, c'è sempre una ricerca continua di creare il nuovo mondo anche loro, cioè anche noi tedeschi siamo in grado, avendo espresso grandissimo, avendo tra di noi grandissimi musicisti, grandissimi pensatori, ma non siamo pure noi forse figli di quella stirpe, no? Dalla quale nasce tutto. Ecco, io mi auguro appunto che la mia idea sia quella giusta, ma me lo auguro per un'idea di Europa. Cioè, quando noi pensiamo a fare l'Europa, forse dovremmo vedere e cominciare a parlare di questo pensando allo sforzo che ogni popolo ha fatto nel ricreare in sostanza ciò che è stato l'origine, no? Bello, questa è anche la chiave di lettura che ci hai detto durante la concertazione, che avrete l'opportunità di ascoltare nel concerto e nel CD allegato alla rivista Amadeus. Io ringrazio il maestro Allegrini, l'orchestra non vede l'ora di poter lavorare con lui davanti a questa volta al pubblico. Speriamo che questa esperienza comunque interessante dei concerti in streaming nel suo essere interessante non si ripeta sistematicamente, e che possiamo tornare a fare i nostri concerti di teatri pieni con il pubblico e con il maestro Allegrini. Io ringraziando te, in realtà ringrazio tutta l'orchestra, lo staff, tutti coloro che hanno lavorato e che continueranno a lavorare per poi uscire con questo CD. Ringrazio Amadeus, i solisti, Rizzi e Ranieri, voglio dire un'ultima cosa: per me veramente io non ho parole per riguardo all'impegno che tutta l'orchestra ha profuso per questo progetto. Io sinceramente ricordo poche volte nella mia vita di aver, come musicista d'orchestra, dato veramente tutto me stesso, così come ho visto fare da tutta quanta l'orchestra. Per me è una cosa meravigliosa. Sono veramente commosso di questo gesto musicale umano che ci ha portati a questo risultato. E credo che chi non lo ascolterà avrà perso qualcosa. Grazie al maestro Allegrini, un saluto al pubblico e un arrivederci in teatro.